veni creatum spiritus, mentes tuorum visita, in plene superna gratia, quae tu creasti in pectora, vicevis paraclitus, altissimi donum Dei, pons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus pater ne dextere, tu rite promis sum patris, sermone litans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpedi. Ostem rebellas longius, pacemque dones protinus, ductores hic te previo, vitemus omne noxiu. Verde sciamus da patrem, nos camus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum quilletifica triuventute meam. Iudica me Deus et discerne causa meam, de gente non sancta, ad homine iniquo et doloso, erue me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare Christi sincerudum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei. A Deum quilletifica triuventute mea. Confitebor tibi incitar a Deus et Deus meus, quale tristis es anima mea et quale conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad un confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum quilletifica juventute meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi inimis cogitazione, verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio pregor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et ibi Pater, quia peccavi inimis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco, beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, sanctos Apostolos Petrum et Paolum, omne sanctos et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris,
Perducat vos ad vitam eterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus et tu conversus vivificabis nos. Et pleres tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orazione mea. Et clama meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Salve sancta parens, enixa puerpera regem, qui celum terranque regit in saecula saeculorum. Eructavit cor meum verbum bonum, dico, ego opera mea regit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve sancta parens, enixa puerpera regem, qui celum terranque regit in saecula saeculorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax dominibus nobis voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigente Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui totis peccata mundi, miserere nomis, qui totis peccata mundi, suscite deprecazione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu Tuo. Oremus. Concede nos, famulos Tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, e gloriosa Beate Maria Semper Virginis, intercessione, a presenti liberari tristizia et eterna per fruiletizia. Per Dominum Nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unità de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Ab initio et ante saecula creata sum, et usque ad futurum saeculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi. Et sic in Sion firmata sum, et in civitate sanctificata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea. Et radicavi in populo honorificato, et in parte dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Dal libro del Siracide. Mi ha creata prima del tempo e fin dal principio, e non verrò meno eternamente. Nella tenda santa innanzi a lui ho servito, e così mi sono stabilita in Sion. Ugualmente mi ha fatto riposare nella città diletta. Il mio potere è in Gerusalemme. Mi sono radicata in seno a un popolo celebre, nel dominio del Signore, nella sua eredità, il mio soggiorno è nell'assemblea dei santi. Deo grazie. Deo grazie. Benedicta et venerabilis es Virgo Maria, quis in etactu pudoris inventa es mater salvatoris. Virgo de genitrix, quem dotus non capit orbis, in tua se clausit viscera factus homo. Alleluia, alleluia. Post partum Virgo, inviolata per mansisti, Dei genetrix intercede pro nobis. Alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangeli, secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Millo tempore, loquente Iesu, ad turbas extollens vocem quedam, mulier de turba dixit illi. Beatus venter, qui te portavit, et ubera, que subsisti. At ille dixit, qui nimo beati, qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illu. Dal Vangelo di San Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle turbe, una donna levò la voce dalla folla e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato, le mammelle che hai succhiato». Ma egli rispose: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Laus tibi, Christe. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, ci troviamo in questa chiesa domestica nel Lazio, oggi giornata dedicata soprattutto alle confessioni. Il nostro saluto va innanzitutto a Don Alessandro, che appunto è in missione in Sud America e sta gettando il seme in quella terra dove appunto molte persone sono assetate di verità, sono assetate della parola di Dio, del Vangelo, della verità sui fatti che stiamo vivendo oggigiorno. E oggi celebriamo la memoria mariana, Santa Maria in sabato, quindi il pensiero liturgico della Messa va soprattutto alla Vergine Maria. Sappiamo bene che per noi la preghiera del Santo Rosario è vita, possiamo dire. Senza il Rosario ci sentiamo perduti, abbiamo scoperto questo grande tesoro che per noi è quella perla preziosa di cui parla il Vangelo, e la devozione alla Vergine Maria, al suo cuore immacolato. E la nostra vita, ecco, è cambiata da quando abbiamo scoperto quello che Montfort chiamava il segreto meraviglioso del Santo Rosario, quello che Bartolo Longo chiamava la catena di amore che ci collega al cielo, che ci collega agli angeli. E la nostra vita è cambiata, e anche la visione sulle cose del mondo, sulle cose attuali, sui segreti che la Madonna ci ha rivelato, specialmente quello di Fatima. Ecco, vogliamo allora più che mai ancorarci alla preghiera del Santo Rosario in questi tempi, che per noi è appunto garanzia di salvezza, ancora di salvezza. E è bello, ecco, tenerlo sempre con noi, il rosario in tasca, in mano la notte, ecco, sotto il cuscino, in mano nel letto. Non ci stacchiamo più dalla preghiera del Santo Rosario, perché abbiamo scoperto i segreti meravigliosi in essa contenuti. Ma innanzitutto, ecco, la preghiera del Rosario è una preghiera contemplativa, come ci dice Papa Giovanni Paolo II nel documento, no, sul Santo Rosario. Ci dice che innanzitutto, ecco, dobbiamo imparare a meditare i misteri della vita di Gesù, proprio però con il cuore di Maria. Ecco perché all'inizio di ogni decina annunciamo un mistero della vita di Gesù. Ma ecco, non è un modo di dire, dobbiamo innanzitutto entrare sempre di più in quel mistero che annunciamo, che proclamiamo, che è il mistero della vita di Cristo. E Maria ci insegna proprio questo. Ecco, la Madonna ci insegna a conoscere sempre di più, sempre meglio, il mistero insondabile di Gesù Cristo, che è vero uomo, è vero Dio, il nostro Salvatore. Ecco, lei che l'ha conosciuto in modo mirabile, in modo perfetto, essendo la madre di Dio, essendo la corredentrice, essendo colei che ha ricevuto da Dio il potere, la missione di schiacciare la testa al drago infernale. Ecco, lei che l'ha conosciuto in modo perfetto, e come ogni mamma conosce bene il proprio figlio, tanto di più la Madonna, che conosce bene Gesù Cristo. Lei che è entrata in modo mirabile e perfetto nel mistero della santità di Cristo, nel mistero della redenzione, ci aiuta anche a noi a entrare di più
in quel mistero, a conoscere meglio Gesù. Non possiamo dire di conoscere Gesù come l'ha conosciuto la Madonna, non possiamo dire di conoscere Gesù in modo pieno. Il mistero di Cristo è un mistero veramente insondabile, veramente profondo, e possiamo cogliere, ecco, quello che ci è dato di capire tramite la rivelazione, tramite la ragione, ma il mistero ci sorpassa infinitamente. Allora, il primo atteggiamento da avere nella preghiera del Rosario è quello della contemplazione, è entrare con Maria. Maria ci prende per mano e ci aiuta a entrare sempre più in profondità in quei misteri che sono della vita di Cristo, il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. E poi certamente nella preghiera del Rosario, ecco, otteniamo tanti benefici, tante grazie dalla Madonna. È come alla nozze di Cana, lei intercede per noi presso il Figlio e ci chiede e ci dona, ecco, tante benedizioni proprio secondo il cuore di Gesù. Ci insegna a pregare nel modo più giusto, ci insegna a chiedere ciò che viene dallo Spirito Santo e non quello che è secondo il gusto umano. Come dice anche San Paolo, molte volte noi non sappiamo che cosa domandare, non sappiamo come pregare, preghiamo male, chiediamo e non veniamo ascoltati, non veniamo esauditi, perché chiediamo a volte anche cose cattive, cose nocive, e certamente Dio non può, può esaudire, ecco, dei desideri cattivi. Ma ecco, lo Spirito viene in nostro soccorso con gemiti inesprimibili e ci insegna a sintonizzarci secondo il suo desiderio, secondo il desiderio di Dio, e quindi a modificare la nostra preghiera, a far sì che la nostra preghiera sia secondo la volontà di Dio. E allora la Madonna intercede per noi e ci insegna, da brava mamma, da brava maestra, a pregare non secondo il nostro gusto personale, non secondo i nostri capricci di bambini, ma ci insegna a pregare secondo il gusto di Dio, e quindi a cercare in tutto e per tutto la santa volontà di Dio. E poi certamente la preghiera del Rosario è per noi una preghiera di implorazione, di intercessione, e noi preghiamo per ottenere grazie di conversione per le anime del purgatorio, per i nostri cari, per appunto tante necessità per la Chiesa e per il Papa, per la vera Chiesa che è sulla terra guidata dal vero Papa, e per il piccolo resto. Ecco, abbiamo tanti tanti motivi per pregare, per chiedere l'intercessione della Beata Vergine Maria. E lei, ecco, è come quella regina che descrive il Montfort, che riceve un'offerta da un contadino. Il Montfort fa questo esempio, dice: pensate a un contadino che non ha niente da offrire al re, deve contraccambiare a un re che gli ha fatto dei benefici, e questo contadino ha solo delle cose della sua terra, delle mele, dei frutti, ma ha poco da presentare. Dice, però la regina, ecco, intercede per lui e prende quell'offerta misera, la mette su un piatto d'oro, d'argento, la decora bene e la presenta al re. E il re non guarda tanto l'offerta, non guarda il contenuto di quella offerta misera, ma guarda a chi gliela porta, guarda la regina. E così fa Gesù Cristo. La Madonna intercede per noi, la nostra offerta è sempre misera, noi siamo come quel contadino che ha niente da offrire al gran re, che non può contraccambiare a tutti i doni di cui viene elargito dal re dei cieli, che è Dio. E siamo come quel contadino, ma la Madonna intercede per noi, prende la nostra offerta e la presenta su un piatto d'oro, su un piatto d'argento, la decora in modo che il re la accoglie benevolmente e esaudisce, per l'intercessione di quella regina, esaudisce il contadino che siamo noi. Ecco, se pensiamo questo, la Madonna è quello che fa nella nostra vita. Prende le nostre preghiere, che a volte sono un po' scombinate, sono un po' fatte male, le aggiusta come una brava mamma, come fa una mamma, no? Quando aggiusta i bambini, prima di uscire li fa uscire ordinati, così fa la Madonna. Ecco, ordina le nostre preghiere, le presenta ben fatte al Signore, e il Signore non guarda le nostre preghiere, ma guarda a chi gliele porta, guarda all'intercessione della sua madre, la Vergine Maria.
E allora per noi, ecco, il rosario è questa garanzia della continua intercessione della Beata Vergine Maria, che appunto intercede per noi, per tutti i nostri bisogni, i bisogni della vita, ma soprattutto i bisogni dello spirito. La Madonna guarda soprattutto al bene della nostra anima e ci indirizza a fare in tutto e per tutto la santa volontà di Dio, soprattutto perché possiamo anche noi puntare ai beni più grandi, ai beni eterni, ai beni che sono quelli della salvezza dell'anima nostra e dell'anima dei nostri fratelli. E certamente non ci salveremo da soli, se noi ci salviamo, insieme a noi porteremo tante anime. Se noi salviamo la nostra vita, salveremo anche tante altre anime. Non ci salveremo certamente da soli in modo egoistico, ma il Signore, ecco, ci farà vedere poi i frutti della grazia che scaturiscono appunto dal Santo Rosario e da una vita certamente di grazia secondo i comandamenti di Dio. Ci farà vedere solamente in cielo questi frutti benedetti, di cui ora possiamo solo assaporarne solo una piccola parte. E allora, ecco, vogliamo oggi rinnovare davanti alla Vergine Maria il nostro desiderio di recitare sempre meglio il Santo Rosario, di recitarlo con più attenzione, di recitarlo con più devozione, di recitarlo sempre con tanta fede, perché alla fine il Signore questo ci chiede la fede e non ci chiede nient'altro, non ci chiede di fare miracoli. I miracoli li fa Lui, Lui può fare prodigi, Lui può intervenire in tanti modi, ma a noi è chiesto solo quel seme, quel granellino di fede, di senape, che è la fede, che appunto può diventare una pianta molto grande, anzi la più grande di tutte le piante. Quel semino che è il più piccolo, ecco, può germogliare nelle mani di Dio, nelle mani della Vergine Maria, se appunto avremo fede. Ecco, chiediamo allora oggi alla Vergine Maria di rinnovare in noi lo spirito di preghiera, di rinnovare in noi la devozione al suo cuore immacolato e di prendere più che mai tra le nostre mani la fionda di Davide. È il rosario, è la fionda di Davide con cui potremo vincere Golia. E Golia per noi è il mostro che è la falsa chiesa, questa falsa chiesa che si è imposta, che è la scimmia di Dio, che scimmiotta il progetto di Dio, che scimmiotta la Vergine Maria, questa falsa chiesa che si mette i rosari sull'orecchio, questa falsa chiesa che disprezza le cose sante di Dio, che dà le perle ai porci. Questa falsa chiesa è il gigante Golia, e noi con la fionda del Santo Rosario potremo sconfiggere questo gigante se appunto avremo fede. E dobbiamo però, ecco, metterlo tra le mani e tirare la corda, tirarlo, e allora quelle pietre saranno delle pietre che atterreranno il nemico, che è Satana. È il nemico che cerca in tutti i modi di scoraggiarci, il nemico che cerca in tutti i modi di farci pregare male, il nemico che cerca in tutti i modi di distoglierci dal Santo Rosario, proprio perché sa e ha paura. Il nemico, Satana, ha paura del Santo Rosario. Infatti uno dei segni più evidenti che un'anima è disturbata da Satana è quando non sopporta il Santo Rosario e non sopporta le immagini sacre, non sopporta le immagini della Madonna, del Signore. E quindi, ecco, capiamo bene che il demonio fa di tutto, se non per toglierci dalla grazia di Dio, perché comunque siamo in grazia di Dio, fa di tutto per raffreddare la nostra preghiera, per raffreddare la nostra carità, per scoraggiarci e per farci credere che stiamo sbagliando strada. Ma ecco, lui le studia tutte, ma è lui che deve aver paura. Se noi abbiamo il Santo Rosario nelle mani e la croce nell'altra mano, come diceva San Luigi di Montfort, per gli apostoli degli ultimi tempi, che avranno in una mano la croce, nell'altra mano il rosario e la parola di fuoco, allora, ecco, se saremo così, ecco, il demonio avrà paura, noi non dovremo temere nulla. Se Dio è con noi, dice il Salmo, chi sarà contro di noi? Se la Vergine Maria è con noi, non temeremo alcun male. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Guarda questa offerta, guarda noi, Signor, tutto noi ti offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra. Quo ecclesiae sue sancte. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et te in venerazione beate Maria semper virginis, collaudare, benedicere et predicare, que et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbrazione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen eternum mundo e fudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes et tremunt potestates, cedi celorunque virtutes, ac beata serafim, soce exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, regnum caeli et terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Thank you.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, laudemus dicere, Pater noster, qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos, dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confidio, Deo onnipotenti, beate Maria sempre vergini, beato Micaeli Arcangelo, beato Giovanni Battiste, santi apostoli Petro e Paolo, omnibus santi se tibi pater, quia peccavi in inis progettazione verbo et opere,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco, beata Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Seriatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus ut incre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut incre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut incre subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Comunione spirituale. Signore mio Gesù Cristo, io credo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Io ti amo sopra ad ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Giacché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io mi abbia a separare mai da te. Così sia.
Beata viscera Maria, Maria Virginis, qui portaverunt eterni patris filium. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutis nostre subsidis, da quesimus beate Maria semper virginis, patrocinis nos, ubique protegi, in cuius venerazione ecce tue obtulimus maiestati. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos, omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, initium sancti evangeli, secundum Ioannem, gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderum. Fuit homum Isus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem, venientem in unc mundum. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum dedit eis potestatem, filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloriam quasi, unigenitia Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. Ad te clamamus exsules filiae. Ad te sospiramus, gementes et flentes in hac, in hac lacrimarum valere, et ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto che exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo, Maria. Ora pro nobis sancta de genitis, ut digni officiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus populum ad te clamantem, propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesie, preces e fundimus, misericors et benignus exaudi. Per eundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Amen. Sante Michael Arcangele, defende nos in pregno. Contra nequitiam et insidia segnaboli est opresidium. Imperti li Deus et supplices deprecamur. Tuque princeps milicie celestis,
Santa Maria, Sua Spiritus Marinius, quia perdizione animarum per vagantur in mundo, divina virtute in inferno, detrude. Amen. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata da Don Enrico Bernasconi.